Ecco perché Catherine Spack si è spenta. La malattia. Catherine Spack è nata a Boulogne-Billancourt il 3 aprile 1945. La donna si è poi trasferita in Italia e ha deciso di seguire le orme dei suoi genitori. Il padre era un noto regista, mentre la madre è una bravissima attrice, così come la sorella Agnes. Catherine si è dimostrata interessata al mondo dell'arte e della recitazione fin da piccola, ma ha deciso di abbandonare la famiglia per girare il mondo. Quando arriva in Italia la ragazza ha solamente 14 anni, ma la sua giovane età non la ferma, ed è così che comincia a comparire in alcune pellicole. Tra i suoi successi più grandi Il buco, La noia, Voglia matta e 18enni al sole. Il successo per la donna non tarda ad arrivare e l'attrice vincerà il David di Donatello per celebrare la sua carriera. L'apice del successo viene raggiunto negli anni 70, quando recita nell'Armata Brancaleone. La pellicola la porta ad essere famosa anche all'estero, soprattutto ad Hollywood, dove viene ingaggiata per intrighi al Gran Hotel. Dopo il periodo di splendore però, la carriera della donna comincia ad assestarsi e Catherine decide di abbandonare il cinema e dedicarsi alla TV. Si occupa quindi di condurre diverse trasmissioni televisive, collaborando soprattutto con la Rai. Negli ultimi anni la donna prende parte all'Isola dei Famosi, anche se poi deciderà di abbandonare il programma. Successivamente partecipa a Ballando con le Stelle e compare nella fiction Un medico in famiglia. La vita di Catherine Spack è stata molto interessante, anche sotto il punto di vista privato. Negli anni 60 la donna ha conosciuto l'attore Fabrizio Cappucci, per il quale ha avuto un fortissimo colpo di fulmine. I due si sposano nel giro di pochi mesi e hanno una bambina, Sabrina. In seguito alla fine del loro matrimonio, la donna conosce Johnny Dorelli, con cui convola a nozze nel 1972, per poi separarsi 7 anni dopo. Da questa relazione è nato Gabriele. Catherine si sposa poi con Daniel Ray, ma, ancora una volta, le cose non vanno per il meglio e nel 2013 conosce Vladimiro Tuselli. L'uomo non appartiene al mondo televisivo e all'epoca era molto più vecchio della donna. Qualche anno fa è stata annunciata la presenza di una brutta malattia in Catherine Spack. Tutto è peggiorato nel 2020, quando la donna è stata colpita da un'emorragia cerebrale. Nonostante tutte le difficoltà, l'attrice si era completamente rimessa e aveva raccontato la sua esperienza in diversi programmi televisivi. Purtroppo l'emorragia le ha comportato diverse crisi epilettiche, compromettendone le condizioni fisiche. Catherine è venuta a mancare il 17 aprile 2022, dopo diversi mesi di sofferenza. La donna si trovava in una clinica a Roma al momento del decesso. E voi eravate a conoscenza delle condizioni di salute così delicate dell'attrice? Sicuramente insieme a lei se ne va una grande pagina del mondo del cinema. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.